Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi vi porto in due posti meravigliosi e qui in Veneto, sempre per questa rubrica Le pelle del Veneto. E il primo posto che andiamo a visitare oggi è il Brent dell'Art. Mi trovo esattamente a Sant'Antonio Tortal. Una frazione di Trichiana. Trichiana è a circa 5 km e mezzo più a nord, e da qui si parte per andare al Brent dell'Art. Questa stradina che sto percorrendo, al momento asfaltata e che poi diventerà una stradina bianca, fino a qualche anno fa era di libero accesso. E poi però è stata chiusa, è possibile percorrere solo dai residenti o con chi ha l'autorizzazione, probabilmente perché il traffico era troppo, troppo intenso, era un po' ingestibile, parcheggio e quant'altro. Quindi oggi ne approfittiamo in questa giornata di primavera inoltrata, di metà primavera veramente, e metà aprile, per fare una bella passeggiata di circa 3 km. È leggermente in discesa il dislivello totale di 100 metri, quindi non è niente, però è in discesa, quindi significa che poi dovremo fare una leggera salita ovviamente al ritorno. Dico questo perché è un po' strano, di solito si fa la salita e al ritorno si fa in discesa, e invece in questo caso è il contrario. Va bene, andiamo e poi man mano che andiamo avanti vi racconto un po' di cose. Via! E qui, come preannunciato, parte la strada bianca, che sinceramente preferisco, ed ecco il parcheggio dove un tempo si metteva la macchina, si arrivava fino a qui praticamente. Però devo essere sincero, ci sono arrivati in un battibaleno a piedi, quindi insomma non è assolutamente un problema, anzi. E da qui parte il sentierino, invece quello veramente che porta giù al Brent dell'Art in pochi minuti, in 10-15 minuti, in buona discesa. Ovviamente bisogna dire che i 100 metri di dislivello avvengono tutti praticamente nell'ultimo tratto, perché il resto è assolutamente praticamente in piano, proprio una leggerissima discesa, e quindi è proprio l'ultima parte. Ed eccoci arrivati, e questo è il ponticello che passa sopra al canyon. C'è una sorpresa: di solito qui si poteva andare a piedi, adesso hanno messo questo cartello, ovviamente per evitare che le persone si facciano male, ma noi siamo fortunati perché abbiamo il drone, quindi manderò il drone all'interno di questo incredibile canyon, di cui vado a dire un po' di cose. Allora, comincio con raccontarvi un po' di cose riguardo al Brent dell'Art. Io ci sono stato varie volte. La prima volta ci sono stato nel 2015, sempre in primavera, ed è stata una sorpresa pazzesca. Il Brent dell'Art altro non è che un canyon, una delle conformazioni geologiche forse fra le più uniche in Europa. Infatti, io non voglio entrare in argomenti scientifici di cui non conosco approfonditamente la cosa, ma si capisce da subito che
il brand dell'art è un qualcosa di straordinario per la di questa valle. Il canyon ha origini circa 10.000-8.000 anni prima di Cristo e quindi è un canyon relativamente giovane. Una delle caratteristiche di questo canyon sta nel fatto che, come potete ben vedere, è stratiforme e questi strati sono colorati, vanno dal bianco al rosso al verdognolo. Ovviamente si tratta di materiale diverso che si è corroso e depositato nel corso dei millenni e lo rende assolutamente unico e bellissimo. Devo dire la verità che oggi è stata una sorpresa il fatto di aver visto che non è accessibile e, se devo essere sincero, devo ammettere che non ci sono tutti i torti, perché io ci sono entrato diverse volte, ho fatto anche dei set fotografici, forse il set più bello in assoluto che ho fatto l'ho fatto con Silvia, dove abbiamo fatto un set indiano all'interno del canyon, è stato veramente meraviglioso, però devo ammettere che non è esente da pericoli. Forse uno dei momenti più belli, più magici per venire qui al Brand dell'Art, sempre che si riesca adesso ad entrare, è in inverno, quando tutto è completamente ghiacciato e all'interno si possono ammirare vere e proprie stalattiti e cascate di ghiaccio che rendono questo posto assolutamente magico. Un'altra cosa bellissima qui è il senso di grande pace che si ha, perché c'è questo rumore continuo dell'acqua che dà veramente una bellissima sensazione, meravigliosa. E due parole anche per quanto riguarda il nome Brent dell'Art, da dove deriva? Brent deriva dall'espressione dialettale brentana, che significa in pratica fiume in piena, torrente in piena. Art invece è il diminutivo di Ardo, che è il nome del fiume, o meglio del torrente, che ha formato questo canyon nel corso dei millenni. Ragazzi, adesso parto da questo luogo magico, a dir poco magico. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, è arrivata una famigliuola di mamma, papà e due bimbi, bambino e bambina,
E poi sul fatto che hanno chiuso quella parte laterale dove si andava, dove si entrava dentro al canyon, ho assistito a una scena veramente. Il papà chiaramente, non accontentandosi di essere arrivato qui e stop, è andato dentro al torrente, insomma ha fatto un bel patapluf facendosi un po' male un ginocchio, ma niente di grave per fortuna, ecco. Quindi capito perché è giusto che abbiano chiuso l'accesso alle persone, perché poi le persone sono incoscienti, vanno a farsi del male. In ogni caso, per quanto mi riguarda, oggi devo dire che il drone ha vinto sulla macchina fotografica 10-1, perché come avete visto sono potuto entrare dentro al canyon senza rischiare assolutamente la mia salute e la mia incolumità, e sono riuscito in ogni caso a farvi vedere delle cose meravigliose, sperando di poter tornare ovviamente con l'inverno e quando ci sono tutte le stalattiti di ghiaccio. Ok ragazzi, andiamo al secondo punto, alla seconda perla del Veneto di oggi, e lì concludiamo la nostra giornata. Via, 100 metri di dislivello, dai, su. Eccoci arrivati alla seconda e ultima meta di oggi. Siamo al Passo San Boldo, esattamente a Cison di Valmarino, un paese in provincia di Treviso, quindi eravamo veramente tra il confine tra Belluno e Treviso, e in questo punto c'è un valico appunto chiamato Passo San Boldo, che si caratterizza per il fatto di avere un po' di storia. Prima di tutto la strada che collega appunto la Val Trebigiana con la Val Bellunese è nota come la strada dei 100 giorni, perché era all'inizio poco più che una mulattiera, e solo nel 1914 venne fatto un progetto, iniziati i lavori con tutti i disoccupati della zona per costruire appunto questa strada. Ma eravamo a ridosso della prima guerra mondiale, per cui i lavori sono stati interrotti e fu ripresa solamente alla fine del 1918 dagli austriaci in vista della battaglia del Sostizio, e quindi imposero che i lavori venissero conclusi entro 3 mesi. Questa cosa avvenne utilizzando un sacco di persone del posto, donne, anziani, bambini e anche i prigionieri russi, i quali portarono a termine questa operazione. L'ultima parte, che è la parte più dura, è dove praticamente c'era veramente uno zoccolo duro. In questo caso fecero tutta una serie di gallerie con una pendenza costante del 10%, che era la pendenza che poteva servire appunto per l'artiglieria del tempo. Siamo a Passo San Boldo, siamo a 706 metri sul livello del mare. Quella cosa che fa un po' ridere è che la gente ti saluta ridendo, pensando che io sia matto a parlare da solo, ma non sanno che non sono da solo, perché ci siete tutti voi che mi state ascoltando. Ok, mi sto portando verso un punto panoramico, seguendo appunto la strada. Oggi è la giornata delle sorprese, e ho trovato quella che è considerata l'osteria più antica d'Italia, ed è questa, l'osteria La Muda. Pensate che è del 1470 e fu concessa la licenza di apertura appunto nel 1470, proprio per accogliere pellegrini, viandanti e ammalati appunto che arrivavano attraverso il Passo San Boldo in questa zona.
Ok ragazzi, direi che la giornata di oggi è stata particolarmente fruttuosa, abbiamo visto un sacco di cose nuove, anche per me è stato davvero interessante. Mi auguro che il video sia stato bello, utile e magari vi sia stato di stimolo perché anche voi possiate fare questo giro e vedere queste cose. Se così è stato, vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un like e magari qualche commento in modo da poter portare tutto questo a più persone possibili. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ciao!